19 giugno 1951. Una delle tappe più importanti nella ricostruzione della nostra marina mercantile. Varo della turbonave Andrea Doria. Assieme alla gemella Cristoforo Colombo, è la più grande e veloce della marina italiana di linea. E raccoglie tutti i perfezionamenti e le innovazioni della moderna tecnica navale. 22 dicembre 1952. Prima crociera sulla rotta di New York. Benvenuti, dicono i newyorkesi e gli italoamericani al capitano Calamai. 26 luglio 1956. Gli orologi segnano le 11 di notte, 4:20 ora italiana. Un tremendo urto, le luci si spengono. La musica da ballo cessa di colpo, urlano nel buio le sirene. Il piroscafo svedese Stoccolma ha schiantato la sua poderosa prua in acciaio contro il fianco dell'Andrea Doria. In 9 ore, quasi 2000 persone vengono salvate dalle numerose navi accorse sul luogo. Sono le 15. Una vedetta costiera trasmette. Sta affondando rapidamente, abbandonata dal capitano e da un gruppo di ufficiali anziani che hanno lottato sino all'ultimo per salvare la loro nave. Un transatlantico moderno non affonda e soprattutto non può affondare l'Andrea Doria con 11 paratie stagne, con le pompe più efficienti del mondo e con dispositivi di sicurezza pari a quelli di un incrociatore. Questo dicevano gli italiani che ebbero modo di seguire le fasi della tragedia. Questo dicevano come un'ansiosa preghiera. Un vecchio marinaio rispose per tutti così. L'oceano è cattivo, sempre. Quando ha sete, beve tutto. L'uomo e tutto quello che l'uomo crea ha un destino. Non di rado con il volto di una crudele ironia. Andrea Doria, alta come una fortezza, vasta quanto una città, muore in un gorgo di appena 70 metri. L'Île de France ha raccolto centinaia di naufraghi, sbarchi che danno luogo a scene di gioia folle, altri che segnano di lutto e di sangue la scia fatale delle due navi. Chiniamo il capo sulla sciagura, ma un giorno dovremo rialzarlo per guardare di nuovo all'avvenire, e l'avvenire non ha che un nome, Andrea Doria.